addirittura 12 gol segnati fra andata e ritorno. Ed eccoci invece una partita che è stata più modesta dal punto di vista del contenuto. Il pareggio fra il Sion e la formazione di Sarajevo dello Zvezdnikar. La partita è finita per 1-1. Gli jugoslavi all'andata avevano vinto per 2-1, di conseguenza questo pareggio per 1-1 li ha qualificati. Sono andati proprio in vantaggio gli jugoslavi con la squadra dello Zvezdnikar, e quindi questo gol con la vittoria di 2-1 all'andata è quello che in pratica ha consentito ai giocatori di superare il turno, nonostante gli svizzeri avessero pareggiato. Abbiamo visto l'azione del pareggio 1-1 fra Sion e Zvezdnikar, passa la squadra di Sarajevo. E rivediamo anche l'azione dell'inutile pareggio del Sion. Eliminato comunque il Sion.